Ho appena notato che la testa che c'è qui nella stanza delle necessità è la stessa testa che c'è la testa di porco, quella che pensavo che l'altra volta ci avesse parlato. E ci sono anche le statue degli animali che ho trovato. Allora, questa è una spada di quelle zone dove facciamo le prove. Qua c'è il dodo, il Mooncalf, il Puffskin, l'uccello quello verde. C'è anche la sacca che abbiamo appena trovato. Davvero bello che ogni volta che entri in sto gioco si aggiorna anche il menu. Bellissimo. Dettagli che ti fanno apprezzare questi. Che missioni abbiamo disponibili ora? Andare a incontrare Sebastian. Però vorrei vedere quante statue di Demigius abbiamo trovato. Che magari, se già ne abbiamo trovate 9, otteniamo Alomor di secondo livello. Non so quante ne ho trovate però. Signor Luna, buonasera. Salve, signor Moon. Salve. Hai rimosso altre statuette di Demigais? Ecco qua, tenga. Ne ho trovate un bel po'. Sì, ho un po' di lune per lei. Fantastico. Davvero? Portamene ancora qualcuna e ti insegnerò a potenziare l'incantesimo Alomor. Ok, peccato, speravo di averne altre. Continuerò a cercare le statuette di Demigais e magari riuscirò a portarle altre lune. Il tuo coraggio e il tuo valore sono encomiabili. Soprattutto perché possono essere raccolte solo di notte. Forse è un problema, voglio dire. Ah, 7 ne abbiamo trovate, mannaggia, 2 ce ne servono. Ma che succede? Poverino, è impazzito. Per fortuna molte di queste zone io già le avevo visitate. Prima di andare da Sebastian vorrei andare un secondo a Hogsmeade. E credo sia questo il negozio dove vendere gli animali. Che poi è un termine un po' veramente crudele quello che si usa. Eccolo qua il negozio. Cerca di trovare una sistemazione sicura per gli animali senza dimora. E solo al negoziante acquistare gli animali presenti nel tuo inventario. Non farti problemi, Salve. Oh! Benvenuto alla Fiera delle Fiere. Sono Ellie Peck. Sappi che ho finito il pelo di Abraxan? Non ti preoccupare. L'ha preso tutto un commerciante di Ottery St. Catchpole. Consegna a mano, pensa. Ho dovuto addirittura chiudere il negozio per portarglielo. Ah, ecco perché era chiuso fino a prima. Aveva spedito del pelo di Wampus. Deve essere stato sicuramente un americano. Qui non li abbiamo neanche quei gattoni. Vabbè. Comunque, cosa ti serviva? Pelo di Mooncalf? Piume di Diricol? In realtà no, voglio dare una casa a questi animali. Quell'uccellaccio impertinente continua a sparire. Se vuoi ne ho un paio. No, ne ho uno forse in più. Poi ho smesso perché la gente tornava a richiedermi soldi. Quando arrivati a casa non li trovava più da nessuna parte. Guardi, non me ne frega niente della storia della sua vita. Non mi sembra una buona idea tenere simili articoli in inventario, non crede? Ah, non ti fai problemi a dire quel che pensi, No, anche signora. Anche se siamo un villaggio di maghi e streghe, questi articoli non appaiono per magia. Serve tempo e fatica per mettere insieme queste piume. E non parliamo dei Fuper. Molti dei fornitori di piume di Fuper praticamente vivono al Salmungo. Magari sono le sue esperienze con i Fuper che hanno portato alla malsana idea di vendere Diricol. Oh, sei piuttosto impudente, Ma non preoccuparti, non mi offendo. Neanch'io ho peli sulla lingua. E chi ce li ha comunque oggi? Comunque sappi che la mia più grande priorità è sapere che gli animali sono al sicuro e curati al meglio. È giusto così. Ed è meglio per gli affari. Comunque, lo so. Perché non ti guardi un po' intorno? I prodotti cambiano continuamente. E non solo perché scompaiono. Vabbè, signora. Ti conviene fare un salto qui ogni volta che puoi, prima che ti scappi un'occasione. Sia mai che corra via da sola. Signora, ma... Me la vende un po' di erba magica? Cioè, qua mi sa che lei... Altro che peli di Fuper qui, Sono ben felice. Sono contento per lei. Devo venderle della merce. Che cosa c'è in vendita? Devo venderle un po' di animali, signora. Dio mio. Che cosa terribile questa che te li fa vendere come se fossero gli oggetti che c'è nell'inventario. Mamma mia. Allora, vorrei solo tenere... io non mi ricordo in Mooncalf se abbiamo tutti e due maschi o tutte e due femmine. Non mi dispiace aiutare certi clienti a vendere le loro cose. Sai dove trovarmi? No, più che cose... Allora, signora, più che cose qua stiamo parlando di creature. Quindi, che cacchio, un po' di umanità, voglio dire. Le verrusche di Rospo ci servivano. Eccoci arrivati a Feldcroft. E andiamo a fare già un po' di rapine. Bella casuccia. Ma quel teschio umano con quelle corna enormi, scusami. Ehi là, Sebastian. Eccoti qua, ciao.
No, sei tu che sei apparso, io ero già qua, bello. Ti godi il panorama? Tengo d'occhio i dintorni. Feldcroft non è più quella di una volta. Quando Nessuno c'era lui si una sente volta! Più al sicuro qui, da quando i seguaci di Ranrock frequentano quel castello laggiù, il castello di Rookwood. Mm-hmm. Mio zio Solomon era un Auror e si rifiuta di indagare. Perfino dopo che Anne è stata maledetta da uno di loro. Fantastico. E con una bacchetta, temo. Ho sentito un goblin chiamare la stirpe magica portabacchetta. I goblin non possono usarle? No. Esatto. Ecco perché sono alla ricerca di risposte. Se voglio poterla curare, devo prima capire cosa le è successo. Quale maledizione è stata inflitta? Anne è sempre stata la più ribelle dei tre. Ti lascio immaginare, visto come siamo in Faustus ed io. Spero che una visita a sorpresa da parte mia e di un nuovo amico di Hogwarts possa risvegliare Len di un tempo. Forza. Vedremo. Andiamo a casa di mio zio. Lo spero per lei. Di qua. Andiamo? Feldcroft era molto più vivace un tempo. Posso immaginare. Che i suoi nei paraggi se ne stanno tutti chiusi in casa. Eccoci. Mia sorella... Ripeto! Scusami, volevo far girare una mucca. Sebastian, ma da dove? Ma non dirmi che... Ne abbiamo già parlato. Ehi! Nulla può sciogliere la maledizione. Neanche questo. Prima accetti la realtà e meglio è. Madonna mia! Ma non abbiamo tentato tutto! Non c'è nessuna cura! Quand'è che lo accetterai? Mai! Io non lo accetterò mai! Eccola qua, è sbiancata di colpo. Scusa, vattene. Beh, bella visita, mamma mia. Che poi, che maledizione è? Che cosa abbia dovuto assistere? Che cosa... Vorrei stare un attimo da solo, se posso. Se vuoi. Povero Sebastian, la visita non è andata come sperava. Direi di no. Però nel senso, che cosa comporta questa maledizione? Quel ragazzo sta abusando della mia pazienza. Posso parlarle, signor Solomon? Chiedo scusa, signor Sallow. Ah, sì, l'amico di Sebastian. Mi scuso per mio nipote, non sa quando è il caso di fermarsi. Crede di poter aiutare Anne, ma... Ma se lei sa qualcosa, mi dica a me almeno. Di sicuro si può fare qualcosa, mi dispiace molto. Forse nessuno ha ancora scoperto la cura. Bah, parli come Sebastian. Credi di saperne di più dei guaritori del No, San voglio Lungo. Solo sapere, Forse più che altro. I guaritori non sanno tutto, signore. Sebastian ha un solo pensiero, trovare una cura per sua sorella. E se esiste, ho la certezza che la troverà. La tua speranza è mal riposta. Anne è stata maledetta da una magia oscura. E difficilmente i goblin motiveranno le loro azioni. Darle false speranze è crudele. Ormai l'unica cosa da fare è tenerla a suo agio e stare alla larga dai seguaci. La speranza è fondamentale, però. Con tutto il dovuto rispetto, la speranza può tener su di morale Anne. Hai buone intenzioni, ma so cos'è meglio per Anne e per Sebastian. Hanno preso da quel testardo di mio fratello. Soprattutto Sebastian. Se davvero vuoi aiutarlo, assicurati che Sebastian faccia ciò che deve e non ciò che vuole. Non ha idea del male che potrebbe causare se non la smette. Oddio, Vedi di non dimenticare ciò che ti ho detto. Buona giornata. Buona giornata, signor Solomon. Andiamo a parlare con Annetta, allora. Mi dispiace per prima. Quelle fitte di dolore sono difficili da sopportare. Non ti preoccupare, non è colpa tua. Ti senti bene, Anne? Non volevo disturbarti. Non mi disturbi, davvero. E sto bene. Il dolore va e viene, alle volte improvvisamente. Non è colpa di nessuno. Piacere Corella. Comunque. Devi essere lo studente del quinto anno di cui mi ha parlato Sebastian. Esatto. Ho conosciuto Sebastian in un duello, a lezione di difesa contro le arti oscure. Oh, la cara professoressa Hecate. Che strega potente. Sa come tenere in riga gli studenti. Perfino mio fratello e me. Corella. Ci manca, ma non mi dispiacerebbe starmene qui a Feldcroft se solo non fosse così cupa ora. Tra i goblin al castello e mio zio che litiga con Sebastian ogni volta che è a casa, non è la dimora accogliente che era un tempo.
posso capire. Sebastian ha detto che tuo zio, sebbene sia stato un Auror, non ha voluto perseguire i seguaci di Ranrok. Ammetto che non mi aspettavo di vederlo così arrabbiato. Lo zio Solomon è frustrato per quello che mi è successo e per la testarda ingenuità di Sebastian. Entrambi hanno buone intenzioni, lo so, ma mio zio ha ragione e questa maledizione non è reversibile. Lo sento. Sebastian non può liberarmi dal dolore. Forse tu sarai in grado di farglielo capire. Allora, per farla stare tranquilla vorrei dire che ci proverò, però sappiamo benissimo che lui non mollerà il colpo. Farò del mio meglio. Prometto di parlargliene. Grazie mille. La sua ricerca di una cura è inutile, temo. Mi sento un po' stanca, forse dovrei riposare. Grazie per la visita. Non ti preoccupare, vai a riposare. Stammi c'è qualcosa. Bene. Dovrei andare a vedere come sta Sebastian. Vediamo una lettera di Han Solo a Sebastian. Questo è il mio corredo per pozioni, non il tuo. Non toccare le mie cose. Madonna mia, che luce ogni volta. Ok, parliamo un attimo, Sebastian. Come stai, Sebastian? Hai visto in prima persona con cosa ho a che fare. Ti prego di scusare mio zio. Non ti preoccupare. Ammetto che non mi aspettavo che si arrabbiasse tanto. È sempre arrabbiato. Lo è dalla morte dei miei genitori. Dopo l'incidente di Anne è peggiorato. È come se mi addossasse la colpa. Mi chiama sempre il figlio di tuo padre, come se fosse un insulto. Sono io che sto cercando di aiutarla. Lui ci ha rinunciato. Sia Anne che tuo zio sembrano davvero convinti che non ci sia altro da fare per lei. Rifiuto di crederci. Il dolore di Anne non è solo fisico. L'ha completamente trasformata. Mi manca mia sorella. E riuscirò a riaverla indietro. Seguimi. Capisco. Devo mostrarti dove è successo. Capisco quello che provi. I seguaci di Ranrok sono molto più pericolosi di quanto si pensi. Posso meglio immaginare. Non sottovalutarli. Però fidati che ne ho affrontati un bel po' ormai. Questi detenuti provengono misteriose attività in corso alla tenuta abbandonata. Stanno scavando alla ricerca di qualcosa. Forse c'è qualche deposito magico lassù, sotto il castello. Piano. È lì che ne è stata maledetta. Seguimi. Ti seguo. Un coniglio, che carino. Due conigli. Tra queste macerie, Ranrok sa cosa fare. È un onore partecipare al piano dalle mie parti. Ecco fatto. Oh, è ancora vivo? Levioso! Ecco qua, aspetta che arrivo. Ecco qua, distrutto completamente. Incendio! Ecco qua. Becca di questo. Comprendo. Mamma mia. Tutti gli oggetti in faccia io ho lanciato. Madonna mia, che combinazioni che ho tirato fuori ormai. Il tuo ultimo errore. E invece mi sa che quello che ha fatto un errore sei tu, bello. Che arroganza. Disarma un nemico. Aia. Ecco qua. Beccati. Davvero patetico. Disse quello che adesso muore. Incendio. Piccolo Munkal. Venire qui. Levioso. Clapping. Confringo. Stipendo. Levioso. Non toccare altre sezioni, ok. Orca miseria. Stanno diventando un po' tanti, sti chi. Orca. Ma che cazzo di raggio c'hanno sti goblin ogni volta? Ecco fatto.
Dove sei? Andata. C'è ancora uno. Ma quanti cavolo siete? Ecco fatto. Kaboom. Confesso che è stata più dura di quanto mi aspettassi. Beh, oddio, neanche troppo. In realtà erano solo molto numerosi. Quei seguaci si meritavano una lezione. Hai voglia? D'accordo. È qui che è successo. Era piena notte e abbiamo sentito puzza di fumo. Guardando fuori, abbiamo visto le fiamme provenire da qui. Prima che mio zio o io potessimo fermarla, Anne è corsa verso l'incendio per assicurarsi che non vi fossero feriti. Che brava ragazza. Si è ritrovata faccia a faccia con un'orda di goblin che tentavano di spegnere il fuoco. Improvvisamente, una voce gelida è emersa dal fumo. I bambini devono essere visti e non uditi. E subito dopo un'esplosione accecante. Anne non è riuscita neanche ad allontanarsi. Cercavo di nascondere qualcosa. Una reazione decisamente violenta di fronte alla comparsa di una bambina. Cosa cercavano di nascondere? È ciò che mi chiedo. Forse oso troppo, ma continuo a pensare che qui possa nascondersi un indizio in grado di condurmi a chi ha lanciato la maledizione su Anne. Potrebbe essere l'unico ne modo dubito, per comprendere quale magia l'affligga e trovare di conseguenza la cura. Forse hai ragione. I seguaci di Ranrok sono dappertutto, ma sembrano effettivamente passare molto tempo qui e probabilmente nascondono qualcosa. E nel castello di Rookwood? Diamo un'occhiata in giro? Sì, d'accordo. Dammi un secondo. Saranno accampati qui per un motivo. Vorrei sistemare un attimo. Almeno se ci serve una pozione abbiamo una pozione utile. Ispeziona la tenuta alla ricerca di indizi. Revelio! A chi apparteneva questa casa? Da che ho memoria, è sempre stata disabitata. Si dice che un tempo ci vivesse un professore di Hogwarts, ma parliamo di secoli fa. Non so altro. Può essere uno di quelli che abbiamo conosciuto, Pare che ovunque stiano puntando al tipo di tipo goblin come questo. Non ti sento, sei andato troppo lontano. Che il ministero non prenda provvedimenti. Magari anche il ministero c'ha qualcosa di nascosto. I seguaci di Ranrok sono sempre armati e pronti a combattere. Ma ste armi qua un goblin non le può portare, sono troppo grandi. Qua c'è un pozzo. Questo pozzo ha un'aria familiare. L'abbiamo già visto da qualche parte? Sebastian, questa casa, il pozzo, il paesaggio, io li ho già visti. Ah, certo! Guardi, dammi un attimo e ti spiego tutto. Ho capito che villaggio è questo allora. È quello dove hanno fatto risorgere tutta la vita. È certo che è la casa di un professore di Hogwarts. Allora, non è il professor Rackham, ma credo sia uno degli altri quattro professori. Sebastian, da questa parte. Pensi non so il nome, ovviamente. Dalle fiamme la notte in cui Anne è stata maledetta. Forse. Anche se a me sembra più una cosa premeditata. Esatto, qua gli hanno sparato dritto in faccia. Sebastian, questa casa apparteneva a una professoressa. Professoressa, ok. Centinaia di anni fa. Chi? Come hai... Quel giorno, nel reparto proibito, ho trovato un pensatoio. Il ricordo mostrava questa casa. C'era una bambina piccola e la siccità. I custodi mi hanno mostrato anche altri ricordi. La bambina divenne una professoressa a Hogwarts. Si chiamava Isidora Morganach. Era la casa di Isidora questa. I custodi di cosa? E hai trovato un pensatoio in biblioteca? Non ti seguo. Lo so, è difficile da capire. Tutto insieme. In effetti, non so neanche se ho capito tutto io. Si fanno chiamare i custodi perché proteggono una specie di conoscenza. Ha tutto a che fare con la camera blindata alla Gringot. Vediamo se ho capito bene. Hai Ranrok e Rookwood alle calcagna per qualcosa che hai trovato alla Gringot. Dove ti sei ritrovato dopo aver utilizzato una passaporta. Esatto. Riesci a vedere tracce di un'antica magia che pensi che Ranrok stia cercando di imbrigliare. E ora vedi dei ricordi lasciati dai custodi. Oh, e questa casa apparteneva a un professore di Hogwarts che qualche centinaio di anni fa fu uno dei cosiddetti custodi. Esatto. Se non ti conoscessi, penserei a una burla da parte tua. E invece così no. Così è troppo da assimilare, vero? Il punto è che abbiamo tutti e due una buona ragione per ispezionare questa casa. E di sotto lì ci sono delle scale. Tu per le risposte su quel che è successo ad Anne ed io per le risposte sui custodi. Visto? Un do ud es. Guarda qua.
Defulso! Questa roba è stata ammucchiata qui per un motivo. Forse volevano bloccare qualcosa? Voglio dire, erano due sassi, eh. Erano due sassi messi lì. D'accordo, vado prima io. Ecco fatto. Una scala. C'è qualcos'altro? No, è solo un letto. Perché? Ma come è apparso là sotto, scusami? Qui dentro c'è qualcosa che merita un'occhiata approfondita. Sì, c'è qualcosa. Tutta questa roba in giro così. Fermo un attimo. Lumos. Lumos. Cosa di più grosso? Qui c'è il tranello del diavolo, altro che. Che poi, come fa a crescere il tranello del diavolo? È una pianta che cresce nel buio da sola? O è una pianta che viene messa e poi si espande? Comunque ci sono delle lettere qui. Iniziamo dalla prima. Seconda settimana nel campo. Arriva nuova gente ogni giorno. I dottori Babbani insieme ai nostri guaritori stanno facendo tutto il possibile per loro. Il dolore è palpabile. Anche coloro che sono sopravvissuti alla peste rimangono per sempre segnati dalla perdita dei propri cari. La febbre può passare, le ferite guariscono e si rimargono, ma il dolore straziante rimane. Questo è quello che dicevo io l'altra volta. Lei ha cercato di eliminare il dolore emotivo dalle persone. Ho visto un uomo che mi ricordava tanto mio padre, disperato per la perdita del figlio. Desideravo così tanto dargli anche un briciolo di sollievo del dolore. Inizio a pensare che gli altri si sbaglino, ho il potere di aiutare queste povere anime, liberarli dal tormento tanto arbitrario quanto non farlo. Un'annotazione dal diario di Isidora. Meglio che la conservi. Eh sì. Sono venuta qui per imparare, ma ora desidero aiutare questa gente. È il mio conflitto interiore mi opprime. È come se la magia volesse che la usassi a scopo curativo, ma fossi io a ostacolarla. Devo forse perdere la speranza? Rimpiangerò per sempre di non aver fatto di più? Non posso guardare questa gente negli occhi e non fare nulla sapendo di avere il potere di alleviare le loro sofferenze. L'uomo che ricordava tanto mio padre ha lasciato il campo quest'oggi. Che male potrebbe esserci ad aiutarlo? Di certo potrei approfondire la mia ricerca. Una fortuita conseguenza dell'ultimo di questa abilità fin di bene, dell'utilizzo di questa fin di sembra bene. Sembra che queste annotazioni di diario riguardino i viaggi di Isidora. Incendio! Porca miseria, che volo che mi son fatto! Volevo... Perché sono così? Ah, il tranello del diavolo, credo. Perché sono rallentato? Aiuto, Sebastian! Sebastian, aiuto! Porca miseria, che è successo? Non ci crederai, ma vedo il sotterraneo. Come in un sogno ad occhi aperti. Anche a me succede sempre. Non in quel senso, Sebastian. Io vedo letteralmente un sotterraneo là sotto. Però sono lento perché sono esploso. Sebastian, aiutami. So che sembra strano. Sinceramente, ma... ormai nulla di ciò che mi dici mi sembra strano. Hai ragione. Posso vedere il sotterraneo attraverso questo muro di pietra, come fosse una finestra. Mi è già capitato. Ti ascolto. Credo abbia a che fare con la mia capacità di vedere tracce di magia antica. Ma avevi detto che non la capivi davvero e che non sapevi gestirla. È così, e non so ancora bene cosa significhi tutto questo. Quel che so è che questa mia abilità mi permette di viaggiare attraverso le finestre che vedo. Un momento. Possiamo raggiungere il sotterraneo da qui? Infaustus rimarrà senza parole. Sì. Ma forse sarebbe meglio non dirlo a nessun altro per il momento, neanche a Infaustus. Ho capito. Allora, antico passaggio magico, invisibile e segreto, arriviamo. Ma io posso portarmi lui con me? Viene quasi da trattenere. Ma sono ancora lento. Ti prego, no, please. Comunque, cioè, se lui tipo mi tocca, come Goku quando fa il teletrasporto, lui può venire con noi? Scopriamolo. Spero più che altro che smetta di camminare così lento. E rieccoci nel sotterraneo. Perché la porta ci ha condotti qui? Sebastian, guarda. Mi viene da chiedermi a questo punto... se Infaustus sappia qualcosa della magia perché antica, o meglio, la sua famiglia. Sembra che manchi qualcosa. Un biglietto. Diamogli un'occhiata. Allora, è palesemente un quadro. E queste sono delle rune. C'era qualcosa di utile nel messaggio? Delle rune. Un simbolo runico. Ho visto i custodi utilizzarne di simili. Stavo pensando una cosa.
Un custode ha vissuto in quella casa secoli fa. È raro che la sua banda l'hanno frugata da cima a fondo. Hai detto che i goblin potrebbero avere in mano questa magia antica. Credi che l'abbiano usata per maledire Anne? A questo punto potrebbe essere. Ma non credo. Non ne ho mai vista alcuna traccia intorno a lei. Effettivamente è vero. Molto bene. Ma non significa che non sia magia antica. Ignoriamo ancora molto al riguardo. Vero. Forse questo trittico ci darà delle risposte. Allora dovremo scoprire che cosa significa tutto questo. Ora devo parlare con Infaustus. Non temere, non gli dirò nulla. Bravo. L'ho già detto che, a quanto pare, Salazar Serpeverde aveva uno scriptorium segreto qui a Hogwarts. No, ma vale la pena indagare. Sai dove possa trovarsi di preciso? Non ne ho idea, Infaustus l'ha appena scoperto. Ti farò sapere cosa scopro io. D'accordo. Non pensavo che la nostra visita ad Anne avrebbe scatenato tutto questo. Sono assolutamente confuso. Ma sono felice che tu mi abbia detto tutto. Grazie di averti aiutato allora. Anzi, prego. A più tardi. A più tardi. All'ombra della tenuta. Più che altro... Incontriamoci vicino alle rovine del castello di Falbarton. Dopo il tramonto. D'accordo. Nessuno. Va bene, Onai. Più che altro... Se i goblin trovassero quel passaggio, avrebbero un facile accesso per entrare qui a Hogwarts. È come la è come l'armadio svanitore che aggiusta Draco nel sesto film. I maghi oscuri non hanno modo di entrare qui a Hogwarts, ma tramite appunto l'armadio svanitore sorpassano quella barriera ed entrano. Sebastian e Faustus sono stati visti discutere nella sala grande. D'accordo. Piccioncini, dove siete? Eccovi qua. Dobbiamo evitare qualsiasi cosa abbia a che fare con le arti oscure. È troppo pericoloso. Qualsiasi cosa abbia a che fare con Salazar Serpeverde vale il rischio. Non sono d'accordo e non aggiungerò altro. Mi dispiace. Che succede qui fra voi due, Non mi arrenderò. Tutto a posto? Di cos'è che parlavate tu e Infaustus? Dice un mucchio di sciocchezze. Che Salazar Serpeverde aveva uno scriptorium segreto qui a Hogwarts. Per Infaustus è stato usato per le arti oscure. Non vuole averci nulla a che fare. Gli ho ricordato che Anne ha bisogno di una cura. Questo scriptorium potrebbe aiutarci a trovarla. Le arti oscure sono pericolose. Mi incuriosiscono, onestamente, visto che abbiamo lo slot. Le arti oscure mi incuriosiscono, sai? La gente non capisce a fondo la magia oscura. Questo i Gaunt lo sanno meglio degli altri. Forse ho parlato a sproposito. Infaustus è molto riservato riguardo alla sua famiglia. Non sei tenuto a dirmelo se non vuoi, comunque. Lo capisco. Non devi dirmi niente che tu non voglia. Al tuo posto, implorerei per conoscere altri dettagli. Se vuoi dirmelo. Non pensare che non mi interessi. E se ti va di parlarmene, sappi che puoi fidarti di me. Infaustus ha appreso la magia oscura dai suoi genitori. Conosci la maledizione Crociatus? Certo. Crucio, giusto? Detta anche maledizione della tortura. Ha il potere di infliggere un dolore straziante. E noi l'abbiamo provata in una sfida secondaria, onesto. I maggiori non si facevano scrupoli a lanciarla sui babbani per divertimento. Wow. Infaustus mi ha detto che le urla delle vittime erano raccapriccianti. Quindi da bambino, la prima volta che gli hanno chiesto di lanciarla, non c'è riuscito. Come punizione, la sua famiglia l'ha lanciata su di lui. Fantastico! L'agonia è stata tale che, la volta successiva, ha ubbidito. Ho provato che bello, ad assicurarlo, che bella famiglia, che non aveva altra scelta. Però ancora non riesce a perdonarsi. Lo capisco, Non aveva scelta. È terribile. Povero Infaustus. Era solo un bambino. Non può incolparsi per l'accaduto. Dopo quell'incidente, la frattura fra Infaustus e la sua famiglia si è allargata. Finché non sono arrivato io. Ogni momento che non passa a Hogwarts è con noi a Feldcroft. Infaustus si fida di me e alla fine, per la maggior parte delle volte, mi dà retta. Glielo ricorderò quando gli parlerò dello scriptorium. Attendi il mio gufo. Presto avrò delle novità. D'accordo. Attenderò allora. In modo che Infaustus capisca. Gli farò cambiare idea. Vai tranquillo.